Siamo qui in compagnia dell'assessore regionale Silvio Paolucci in occasione dell'evento Scuole in Movimento. Può dirci qualcosa in più? Siamo al quarto anno di iniziativa di questo importante progetto e abbiamo oggi presentato e ci siamo presentati a vicenda con i 158 giovani insegnanti di scienze motorie che animeranno questo progetto presso le scuole abruzzesi. Le prime e le seconde elementari, bambine e bambini, che nel 95% dei plessi scolastici di questa regione avranno queste ore ulteriori di attività motoria ed è uno dei casi progettuali che sono portati ad esempio in Italia. La regione Abruzzo si è contraddistinta su questo importante progetto che incrocia sanità e sport. Con i fondi della prevenzione vogliamo raccontare gli stili di vita, soprattutto quelli alimentari e quelli dell'attività motoria, in modo da poter investire sulla salute dei nostri bambini. E anche da questo punto di vista i dati ci danno ragione, perché in questi anni la regione Abruzzo, che era la seconda regione in Italia per obesità infantile, è oggi la sesta. Quindi i dati ci stanno dando ragione su un progetto che è stato molto molto significativo e credo sia capitato a tutti i genitori, compreso me, che il bambino della prima o della seconda elementare, come è il caso dei miei figli, tornasse a casa e dicesse alla propria famiglia: bisogna mangiare così, portando ad esempio quella piramide alimentare nella quale si precisa cosa è meglio mangiare, quanto è meglio mangiare rispetto a quel tipo di alimenti. E poi il mondo ovviamente dell'attività motoria. Fare sport, fare attività motoria allunga certamente la vita. A livello normativo, qualche movimento, qualche progetto in corso? Abbiamo investito diverse risorse. Noi con Scuole in Movimento abbiamo investito circa 5 milioni di euro partendo da uno stanziamento pari a zero, fondi della prevenzione appunto. Abbiamo investito oltre 2 milioni e mezzo di euro sulla legge 20, oggi riformata legge 2, con la quale abbiamo erogato risorse per il mondo dell'associazionismo e il mondo del CONI e delle federazioni, cioè abbiamo animato il mondo dello sport abruzzese e abbiamo anche ritoccato, cioè riformato questa norma, perché oggi è la legge 2 del 2018 e non più la legge 20 dell'anno 2000, perché abbiamo introdotto delle innovazioni molto importanti con il ruolo della formazione della scuola e dell'ufficio scolastico regionale, oppure per esempio di Special Olympic. Io sono molto orgoglioso di questa particolare norma che ci mette anche in questo caso all'avanguardia rispetto allo scenario nazionale. Continuiamo nell'ambito sportivo, partendo dal suo slogan, Abruzzo in movimento. Quali sono nel 2018 e quali sono stati soprattutto questi grandi eventi che hanno contraddistinto la nostra regione? Ma davvero noi siamo partiti anche in questo caso da zero. Gli stanziamenti per il mondo dello sport erano zero sulla legge 20, non vi erano risorse sulla prevenzione, non vi erano risorse sui grandi eventi. E invece abbiamo toccato tutti i principali eventi e tutte le principali discipline a livello nazionale. Vorrei ricordare che siamo partiti dai mondiali studenteschi di sci, ma abbiamo avuto il trofeo delle regioni di volley e di calcio, abbiamo avuto il Giro d'Italia. Tutti gli anni di questa legislatura sono stati contraddistinti da una grande tappa del Giro d'Italia. Abbiamo investito sulla mountain bike, sul golf, abbiamo investito di nuovo sullo sci, abbiamo investito sul tennis con due grandi eventi internazionali, gli assoluti e i titoli nazionali di atletica, i prossimi assoluti e i titoli nazionali di box. Insomma, abbiamo toccato tutte le discipline, il basket. E sono davvero orgoglioso perché questi grandi eventi, oltre a fare della nostra regione una regione che è davvero in movimento e che si è contraddistinta sul mondo dello sport, fanno anche della nostra regione una grande cartolina da visitare. Abbiamo avuto oltre 200.000 presenze, un'economia che si è mossa anche grazie a questi grandi eventi e la possibilità di essere portati ad esempio su tutte le discipline come un mondo e una comunità recettiva e in grado di organizzare grandi eventi. Credo che siamo passati sostanzialmente da una regione che sullo sport stava a zero a una regione che ha investito ebbene 8 milioni di euro su tutti i fronti che hanno riguardato la nostra comunità regionale.